In quanti sono andati alla prima di questo fantastico film Disney? Sto parlando del Re Leone. Vi giuro che non vedevo l'ora di tornare al cinema per rivedere Timone e Pumba, che a mio parere sono stati i personaggi più azzeccati del film, sia per la realizzazione al computer sia per le voci assegnate. Parliamo proprio dei doppiatori. Siete stati soddisfatti delle scelte dei protagonisti o avete qualcosa da dover ridire? Sinceramente non ho trovato azzeccata la scelta di affidare il ruolo di Simba a Marco Mengoni. Non sono riuscito a collegare la figura del capobranco Leone al buon Marco Mengoni, che ci tengo a precisare, nulla togliere al cantante che ascolto volentieri, ma è solo una questione di gusti. Direi che è poco credibile. Ho seguito il commento di un utente su Facebook che ci tiene a far notare come gli animali interamente realizzati al computer hanno espressioni difficili da dover seguire anche per i doppiatori. Figuriamoci per un cantante che come lavoro appunto fa il cantante. Con questo non voglio fare di tutto un erba un fascio, anzi, secondo me Elisa si è sentita molto più a suo agio nel personaggio di Nala. Dopo aver sentito Massimo Popolizio nei panni di Scar e Luca Ward per Mufasa, ripeto che Marco Mengoni per me nei panni di Simba è poco credibile. Per il resto non ho nulla da ridire sulla scelta della sceneggiatura, sulla trama che rispecchia appieno il cartone animato del 1994. Nel frattempo il film è primo nel box office al primo giorno d'uscita e penso che continuerà a ottenere successo per tutto il fine settimana. Diciamo che non sono un grande amante di questi film adattati Disney come Aladdin e Dumbo, infatti non sono nemmeno stato a vederli, ma quando ho letto come era stato realizzato il film sul Re Leone, non ci ho pensato due volte. Gran parte delle scene sono state girate in Africa per poi far comparire gli animali in digitale. Il lavoro che c'è dietro è veramente tanto e il risultato ottenuto è da pieni voti. A voi è piaciuto questo film? Non nascondo che qualche lacrimuccia sulla morte di Mufasa è scappata, ma d'altronde è un film che mi ha segnato l'infanzia e non potevo restare impassibile a tutto. Non mi ricordavo di tutte le canzoncine che c'erano durante il film, perlomeno del cartone animato appunto negli anni 90, ma è sorprendente come dopo tutti questi anni me le ricordavo tutte una a una. Spesso mi ricordavo anche il testo addirittura, giusto per farvi capire quante volte ho visto il Re Leone e anche il Re Leone 2. Detto ciò, vi invito a mettere un mi piace con un parere qua sotto, fatemi sapere appunto se vi è piaciuto, se avreste cambiato qualcosa in questo film. Io vi saluto e noi ci vediamo a un prossimo video.